Pasinetti è un personaggio, per chi non lo conosce, che ha segnato la cultura degli anni soprattutto 30 e 40 e che è morto prematuramente, non ancora 38enne, il 2 di aprile del 1949, lasciando rivoli infiniti di attività, di materiali e di intenzioni bloccate da, appunto, da una scomparsa improvvisa. Pasinetti nel 1943 avrebbe voluto fare un libro fotografico. Questo libro fotografico doveva chiamarsi Questa è la Venezia di Francesco Pasinetti in 100 tavole fotografiche. Di questo progetto era sparita la memoria. Un amico, che anche lui non c'è più, che è scomparso giusto un anno fa, Alberto Prandi, in un archivio ha trovato una velina, incuriosito ha ripreso in mano ciò che sopravvive della memoria di Pasinetti. Il libro Francesco Pasinetti, Questa è Venezia 1943, pubblicato da Marsilio, è uscito il 31 di agosto, è il libro che ricrea, grazie all'intuizione di Prandi, quello che voleva fare Pasinetti nel 1943 nei limiti del possibile. Sono riuscito a recuperare tutto questo materiale e istigare a delinquere Prandi, che purtroppo non c'è più, Luisa Pagnacco, che invece aveva un impegno precedente e non ha potuto venire, che sono stati i due principali collaboratori che dal 2011 ad oggi mi hanno consentito di portare a buon fine tutte queste cose che voi vedete qui, con questa serie, diciamo, molto larga di interessi. Sostanzialmente il grande fotografo è un istintivo, è uno che più che il pittore che guarda, memorizza, poi va a casa e pittura, il fotografo o nel momento in cui vede una cosa la ferma, altrimenti quella roba non c'è più. Da molte fotografie che lo vedono anche in situazioni normali, ma soprattutto nelle foto di scena, lui aveva sempre addosso una macchina fotografica. L'unico film dove lui ha fatto lo sceneggiatore di cui rimane traccia è I due misantropi di Amleto Palermi del 38, dove andando sul set, probabilmente a Cinecittà, non credo ci fosse già lo stabilimento del centro sperimentale, o forse era quello, non lo so, comunque è andato a fare le foto e quindi, siccome l'Istituto Luce si deve al primo cavaliere della storia d'Italia, il cavalier Benito, allora ho messo anche la fotografia della visita di Mussolini sul set di Dorigato. Uno dei miti di Pasinetti era questa sua affezione nei confronti dell'altro sesso. In realtà lui, io ho messo non a caso Carla del Poggio e Alida Valli, ma vi posso assicurare che in quelli che sono questi quattro montaggi fotografici con questi provini, in realtà c'era tutta una sua vocazione di ricerca, che adesso si dice bucare lo schermo con altri termini, una volta si diceva la fotogenia. Non solo fece questo primo film, Il canale degli angeli nel 1934, che aveva i prodromi di neorealismo per la capacità di lavorare per la strada, che era un film molto gracile e pieno di citazioni di maestri del cinema che lui conosceva ovviamente a menadito. Poi lui avrebbe voluto continuare a fare il regista per tutto il resto della sua vita e non c'è più riuscito. Come ho fatto nel libro dove addirittura l'ultimo portfolio, che è quello Non solo Venezia, ha la riproduzione della carta brovira dell'ARPA, la carta camoscio, forse qualcuno che ha i capelli bianchi o c'ha meno capelli si ricorderà essere fino agli anni 60 una delle opzioni che ti davano i fotografi per stampare le fotografie. Ecco, quelle sono state riprodotte da originali d'epoca, dove dietro lui aveva scritto dei titoli, ad esempio c'è quel fiume meraviglioso che c'è quella macchia di controluce che lui chiama nebbia,
vedendolo Bay così ingrandito, magari rispetto al negativo, non so perché, ma lui l'ha chiamata nebbia e io ho continuato a chiamarla nebbia. Per tutte le altre cose abbiamo un qualcosa che, rimanendo pure in un imprinting molto stilisticamente coerente, però mi fa andare lì, ad esempio sulla Boveri, proprio alla fotografia degli anni 30 in America, quando dall'America ha cominciato la fotografia a entrare alla grande nei rotocalchi, cioè nei periodici settimanali, aprendo la strada con Life anche al tempo qua a Venezia ed altre riviste, e quindi a questo modo di concepire nel secolo delle immagini quasi la stessa qualità delle immagini rispetto al testo, quando normalmente prima le riviste erano solo parole scritte, insomma. Quindi lui c'è dentro tantissimo, e il contrasto ad esempio è arrivare al nudo, che potrebbe essere quasi rinascimentale come illuminazione. Vedete, uno sbuffo di sole e dietro si intuisce lo scialle, il vestito, eccetera. Cioè sono colpi, automatismi istintivi. Ecco, io mi permetto ancora di chiamarli così perché proprio credo che in lui fosse automatico pensare, al di là di tutte le altre cose, come di esprimersi attraverso le immagini. Nell'ultima sala troverete dei disegni di Guglielmo Ciardi. Guglielmo Ciardi è un grande dell'Ottocento veneziano e non solo, ed era suo nonno.